Allora, stasera è casuale, perché è martedì prossimo, non è possibile, bla bla bla. Comunque, benvenuto all'avvocato Salvo Romeo per il suo spazio, diciamo, quindicinale. Stasera sono due avvocati che si alternano, va bene, ma cambia poco, diciamo, proprio perché l'appuntamento era per martedì prossimo, ma per una questione di calendario, ecco, diciamola così perché ancora non anticipiamo niente. L'avvocato Salvo Romeo ci ha fatto la cortesia di anticipare questa sua presenza. Intanto come stiamo? Tutto bene, grazie. Tu manchi da quasi un mese. No, 20 giorni. Ho 20 giorni. soltato un mezzo appuntamento solamente, diciamo. E quindi 15 giorni fa mancavi. Sì, mancavi, in realtà. Di cosa parliamo stasera? Ma guarda, intanto ti chiederei un attimo uno spazio, un piccolo spazio per una riflessione generale, anche in considerazione degli ospiti che ti ho avuto in questi giorni. Ovviamente, io chiaramente ti seguo sempre. Avrei piacere, insomma, di fare una piccolissima riflessione su quella che è la condizione generale in questo momento. Condizione Prego. generale di questo momento che, chiaramente, sentendo un po' anche gli altri tuoi ospiti, quelli anche fissi delle rubriche, è chiaramente una condizione generale sicuramente preoccupante. Ho sentito che alcuni hanno assimilato addirittura le condizioni in cui ci troviamo in generale in questo momento a quelle che, portarono poi addirittura alla nascita del fascismo, del nazismo, insomma, tutta una situazione un pochino con quello che sta succedendo in ambito internazionale con Trump e la situazione, diciamo così, Trump. europea. Io lo chiamo Trump. Beh, ha Meriterebbe di essere delle. chiamato Trump. Brevissimamente su questo punto, poi andiamo alle cose che ci interessano di più, diciamo, Assolutamente. sul locale. Una riflessione io facevo ascoltando i tuoi ospiti e un pochino anche ovviamente le trasmissioni generaliste in questo periodo. Noi abbiamo dal 2008 in poi, cioè da quando è iniziata la crisi economica finanziaria tra Stati Uniti e Europa, che poi è diventata una crisi economica mondiale, abbiamo un dato costante che per la prima volta si presenta e a cui non siamo chiaramente, non eravamo preparati nessuno. Noi abbiamo visto sistematicamente tutti, ogni qualvolta c'è stato un appuntamento elettorale di una qualche importanza, in cui i media classici, e quindi mi faccio riferimento ai giornali, alle televisioni, ai media che noi intendevamo appunto come media classici, si schieravano da una parte oppure davano delle previsioni. Puntualmente sono stati smentiti. Assolutamente. Brexit, ovviamente, Come no? referendum italiano, elezioni americane, e ancora secondo me non è ancora finita, ma anche prima ovviamente già avevamo dei segnali proprio in Italia in cui proprio le previsioni puntualmente venivano smentite, no? Cosa sta succedendo? Sta succedendo secondo me quello che noi non, come nuova società ovviamente non ci viviamo ma non ci aspettavamo, cioè accanto ai media classici, giornali e televisioni che per circa 50 anni ci hanno accompagnato in quello che era il sistema di comunicazione tra il sistema di governo, il sistema diciamo così, l'ordine costituito economico e sociale e il popolo, le classi poi medie, lavoratrici, e dirigenziali, questo era il messaggio, la cinghia di trasmissione era o la televisione o il giornale, poi via via sempre meno il giornale, sempre più la televisione. Oggi siamo stati travolti invece dai mezzi di cui non ci Web. aspettavamo, il web chiaramente. Questo chiaramente taglia l'intermediazione e mette in contatto diretto l'utente con chi vuole lanciare il messaggio. E questo lascia fuori controllo assoluto chiaramente ogni previsione, perché se l'intelligenza o le classi dirigenti volevano che la Gran Bretagna rimanesse all'interno dell'UE, se la maggior parte dell'establishment voleva che vincesse la Clinton o che Trump addirittura non fosse neanche il candidato dei repubblicani, o se dovevamo augurare per certi versi che in Italia il referendum andasse per il sì o che comunque venisse perso con una percentuale inferiore, diciamo così, sotto questo punto di vista, tutto viene stravolto. Viene stravolto perché in realtà ormai la notizia e l'opinione non si forma più seguendo la televisione come siamo noi in questo momento oggi, ma in gran parte si forma l'opinione attraverso il web. Chi vuole si connette, ascolta il messaggio che ritiene, lo valuta come ritiene, senza intermediari, e questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere molto.
e va poi alla propria decisione, senza peraltro comunicarlo neanche negli exit poll o nei sondaggi, non interessa più a nessuno. Questo è una novità assoluta, chiaramente nessuno nella storia si è mai confrontato con questo strumento che è il web, chiaramente. E quindi ci riserverà, secondo me, ulteriori sorprese. Uniamo questa novità alla difficoltà economica e sociali e chiaramente abbiamo un assolutamente, perché ormai il voto viene visto non come un voto più di scelta, ma come un voto di protesta. Ognuno vota, come si dice, con la pancia e non più con la riflessione, e quindi dico, quello che può arrivare è una novità assoluta inaspettata. Nasceranno chiaramente modelli di previsione, modelli di sviluppo anche sul web, ma lo vedremo da qui a breve. Si sta cercando di regolamentare. Le società ovviamente che fanno questo stanno cominciando a investire sotto questo punto di vista, e sotto chiaramente anche il tentativo di indirizzare l'opinione pubblica anche su quel versante. Chiaramente il periodo è quello che è, non entro nella logica dei massimi sistemi, mi concludo questa parte semplicemente con una riflessione, che per quello che ci riguarda, che a noi ovviamente possono sembrare problemi lontanissimi, insormontabili, ma in realtà sono problemi che poi ci colpiscono chiaramente direttamente sulle nostre vite. Faccio riferimento al concetto oggi di Europa e a quelli che sono i problemi del mercato economico finanziario. Nessuno si sarebbe mai aspettato che in Italia il sistema bancario avesse i problemi che poi ha dimostrato. Certo. Non credo che nessuno si aspettasse che uno dei più grandi istituti bancari d'Italia, storici, potesse dimostrare i problemi che poi ha dimostrato, ma il dato che oggi ci interessa è il dato europeo. Il dato europeo, chiaramente, oggi viviamo in un'Europa che non riesce ad andare oltre. Io faccio sempre una riflessione: l'Europa nasce subito dopo il dopoguerra per evitare i conflitti, ma per un'idea appunto di integrazione assoluta che poi arriva alla massima espressione con l'unità monetaria e con l'eliminazione delle frontiere. Ma se noi facciamo riferimento alla nostra Europa, ha una storia giovanissima, 50 anni appena, no? Con i trattati ovviamente che di volta in volta si sono andati, il Trattato di Roma, poi il Trattato di Maastricht, che sono quelli diciamo così essenziali, ma se noi invece pensiamo alle grandi federazioni, alle grandi confederazioni, come possono essere per esempio gli Stati Uniti hanno già 200 anni di storia, ma l'Inghilterra 200 anni di storia chiaramente con una cultura molto più simile, no? Perché si è andata sviluppando in come è andata, ma loro hanno avuto la guerra civile, loro hanno avuto i problemi che hanno ovviamente manifestato. Non si può cose, non si può pensare che un'Europa in 50 anni, con le culture da cui poi proveniamo, ognuno ha una propria cultura radicata, francese, italiana, tedesca, inglese, non si può pensare che un'Europa non abbia problemi. Quindi io mi faccio specie di come si possa pensare che quando c'è una difficoltà oggettiva, quindi il problema ovviamente economico, che è quello dell'integrazione delle economie, chiaramente, non si pensi di cambiare nulla. Cioè si pensi di aggiustare tutto con il rispetto assoluto delle regole che si sono date, quando invece si dovrebbero risedere i padri fondatori e chi ci vuole stare e ripensare il meccanismo. Questa secondo me è l'unica strada che può collocare l'Europa tra gli Stati Uniti e la Russia e riavviare il discorso dell'unità. Di contro una frammentazione, solo una frammentazione, solo un riportare i confini, i muri, non credo che ci porterà molto. Questa era una riflessione generale, insomma, che io volevo rassegnare, avendo anche sentito nelle scorse trasmissioni su questo tema. Chiuso questo argomento. Tanto ci sarà sempre da ritornare a parlarci. Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, quindi ogni giorno vediamo una novità. Oggi, notizie di oggi, la Svezia, per dire, ha reintrodotto il servizio militare obbligatorio e la Russia sta reintroducendo il servizio militare obbligatorio. Ma dopo le dichiarazioni di Trump è normale. La guerra fredda, l'equilibrio della guerra fredda era perché ognuno cristallizzava le proprie posizioni. Cioè di tanti missili hai tu, perfetto, tanti missili ho io, tante truppe hai tu, tante truppe ho io. Se io d'amblè aumento, è chiaro, se Trump dice che investirà altri 58 miliardi, è chiaro che Putin gli dice: occhio, guardate che anche io faccio questo. E quindi c'è una lievitazione al rialzo di tutta questa vicenda. Quindi
La guerra fredda resisteva solo esclusivamente per il guardarsi vicino l'equilibrio. Quando reggerà? Punto di domanda. Parliamo delle cose nostre. Peraltro, per chiudere, quella si chiamava teoria della reciproca distruzione assicurata, per cui chiunque avesse sparato, perfetto, il primo colpo sarebbe stato anche l'ultimo. Ma evidentemente. Oggi, e lì avevamo però due sistemi ideologici diversi. Qui c'è il terzo, c'è la Cina. Peraltro. C'è l'Asia. E non ci sono più contrapposizioni ideologiche. È chiaro. Sono interessi. C'è quel puri pazzo interessi della Corea del Nord che va da solo. Voglio dire, qua c'è un impazzimento generale. Ha ragione il Santo Padre, come dicevo prima con Sua Eccellenza il Vescovo, probabilmente stiamo vivendo già nei fatti le tensioni di una guerra veramente globale, veramente mondiale. Speriamo che in questo, voglio dire, il web che rinsaviscano un pochettino tutti, a cominciare da Trump, naturalmente, no? Che fa più gli interessi dell'America e non quelli del mondo. Ma è stato eletto per questo? Sì, è stato eletto per questo, dai va suoi, bene, però... Dai suoi. Ma l'America l'ha intesa tutto il mondo occidentale e non solo, come appunto un baluardo di sicurezza. Di libertà, diciamo. Sicurezza. Ma perché è chiaro che con l'Unione Sovietica non ci può parlare solo il Giappone, non ci può parlare solo la Germania. O un'Europa disarmata. Un'Europa ridimensionata. L'Europa appunto deve acquisire quello status che non può acquisire quell'identità in 50 anni. La democrazia inglese c'è da 500 anni. Senza Costituzione scritta. E senza Costituzione scritta, ma perché là si nasce nel DNA già con quegli dettati. E nessuno pensava che in America fosse la stessa cosa. Ahimè, là c'erano 200 anni, però molto pochi ancora. Cioè, vedere un presidente degli Stati Uniti che attacca la stampa. Assolutissimamente. È una noi siamo tornati indietro di 20 anni, giusto? Noi l'abbiamo visto 20 anni fa questa cosa. Quindi siamo molto più avanti dell'America. Ma noi già l'abbiamo sperimentato, infatti, questo assolutamente, fenomeno. Assolutamente, dai. Lasciamo perdere. Comunque, questo era parliamo del nostro, generale. Dai. Parliamo per del quanto nostro. Riguarda invece la nostra... E incrociamo le dita. Assolutamente. La nostra, anche perché ci resta poco altro, possiamo fare. Comunque, per quello che riguarda invece la nostra comunità, comunità cittadina, in questi ultimi giorni ho seguito un pochino, diciamo così, l'andamento dei lavori del Consiglio Comunale e della Giunta, ovviamente sempre anche consultando in maniera quotidiana l'albo pretorio. Due provvedimenti hanno destato il mio interesse. Uno è la costituzione dell'Ufficio Europa. Ne abbiamo parlato l'altra sera, credo, con Sergio Buttataurea. Ne ha accennato l'altra sera con Sergio Buttataurea. Io ritengo che sia un passaggio fondamentale dell'amministrazione. Una cosa importante. Che peraltro rispecchia e segue quello che era il programma elettorale. È un ufficio che si dovrà dedicare a seguire quelle che sono i vari bandi, le varie occasioni che l'Europa appunto ci fornisce, e per far questo servono delle professionalità. Alcune sono all'interno del comune stesso, ma il bando è interessante perché è aperto anche alle collaborazioni esterne, che è specificato per la prima fase saranno assolutamente gratuite, però apre verso l'esterno. Quindi io ritengo che le professionalità della nostra città, che certamente non mancano in ogni campo, possono sicuramente dare il loro contributo a questo Ufficio Europa, che è uno degli elementi che ci possono aiutare a uscire dalla difficoltà economica. Peraltro non ci sarebbe niente di male se anche, mi ricordo che ci sono dei riferimenti di Caltagirone forse in Europa, io anche in campagna elettorale ho visto qualcuno che magari di Caltagirone lavora. Come no? C'è Cristina Scarfia, per esempio. Sì. Come no? Che mi pare aveva dato disponibilità. Come no? E quindi potrebbe, anche se voglio dire, l'amministrazione è di un altro orientamento, ma potrebbe tranquillamente dare il proprio contributo, io credo, all'Ufficio Europa, qualora volesse. Assolutissimamente. Poi ci sono anche esperienze, anche mi pare anche il candidato Roccuzzo mi pare che avesse un'esperienza di questo tipo. Io ritengo che sia un passaggio fondamentale che ci possa aiutare un pochino a rimettere insieme i pezzi della comunità anche in proiezione, diciamo così, europea. Anche a livello parlamentare l'attivismo di Giovanni Lavia, dell'onorevole Lavia. Che ha i contatti a Caltagirone, quindi io ritengo appunto che questo sia un elemento importante per la città. L'altro elemento che mi ha un pochino che è stato interesse è quello ovviamente su cui sta lavorando l'amministrazione, che è quello della nuova sistema di raccolta dei rifiuti. Lo aspettiamo con ansia. Dalle notizie che ho
diciamo che da giugno ufficialmente mi pare abbiano dato comunicazione che dovranno partire in tutti i comuni del comprensorio, stanno allestendo l'impresa aggiudicatrice, sta allestendo i veicoli e i cassonetti, tra virgolette, che non sono più cassonetti, per la raccolta. Sarà una raccolta porta a porta. Io ho avuto recentemente modo di parlare con il sindaco di Gran Michele, il quale mi ha detto che chiaramente Gran Michele la raccolta porta a porta è molto attesa e non dovrebbe destare particolari problemi. Dal punto di vista tecnico invece io so che su Caltagirone hanno qualche perplessità, perché chiaramente c'è il problema dei condomini. La raccolta porta a porta chiaramente non è quella che ci ricordiamo alcuni parecchi anni fa, quando la porta a porta il turbino saliva nel condominio sino a ogni porta, certo, e ritirava il sacchetto. I condomini dovranno attrezzarsi per far trovare nell'androne o insomma nei locali condominiali già la raccolta differenziata, in modo che la raccolta possa avvenire in maniera unica per i condomini. Questo, certo, è un problema non da poco su Caltagirone. Chiaro questo. Per esempio su Piazza Bellini sono previste particolari difficoltà, ma non solo, ma anche sui condomini del Viale, che non hanno particolari, diciamo così, spazi interni. Dovrebbero essere spazi interni. Sì, quindi l'ufficio tecnico, io da quello che sono le notizie che ho, sta lavorando per cercare di risolvere questi problemi. Ma è uno di quegli elementi che ci permetteranno di uscire sempre dalla crisi economica, perché ci abbatteranno il costo chiaramente, chiaro, della raccolta e dovrebbero invece fornire una risorsa in più per la città. Quindi questi sono i due provvedimenti su cui mi sono un pochino soffermato. L'altro grande elemento su cui ovviamente tutti stiamo aspettando è il bilancio. Bilancio che ovviamente possiamo certamente forse dirlo che qualcuno aveva peccato di eccessivo entusiasmo probabilmente, ormai il dato è tratto, nel senso che i conti, io ho parlato con gli assessori che conosco e mi hanno detto che sostanzialmente i conti sono stati fatti, presentati sui moduli appropriati. Io ho un timore però da quelle notizie che io ho appreso, è come se fatti i compiti a casa, come dire, fatti i conti, seguito le direttive del ministero, dell'organo di revisione, tutto quanto, è come se poi quando si arrivasse, questa è una sensazione, come se quando si arrivasse al dunque, quando si arrivasse al provvedimento e quando questo provvedimento viene portato e concordato chiaramente è prospettato prima di adottarlo ufficialmente con gli organismi istituzionali, soprattutto al Ministero, è come se questa asticella poi viene sempre più alzata, no? Quindi è strana questa cosa, perché il lavoro è stato fatto dagli uffici comunali, anche se a rilento, diciamolo francamente, ma è stato fatto con attenzione, i modelli, i moduli sono cambiati, sono stati ricompilati, la revisione e l'eliminazione dei residui attivi è stata fatta, sono state incassate le somme degli accertamenti in maniera cospicua, i residui della commissione di liquidazione sono stati acquisiti al bilancio. Cosa manca? Chiaramente ce lo potrebbero dire ovviamente solamente gli organi deputati a questo, ma io avendo avuto modo di parlare un pochino con... Questa paura. Sì, ho come questa impressione, come se ogni volta che arrivassimo poi alla fase finale, che è quella della presentazione del provvedimento, qualcuno alzasse l'asticella. Il problema è che dilatando i tempi si arriva a ridosso, per cui non serve più. E poi hai sempre meno spazio. Dei 5 anni, ma poi bisogna fare un'azione legislativa per allungare a 6 anni. Ma e hai sempre meno spazio poi per trovare ovviamente altre soluzioni, no? Ma la mia preoccupazione però è questa, e non capisco perché, con tutto il lavoro fatto ovviamente, è indiscutibile il fatto che la città si sia rimessa in movimento dal punto di vista del pagamento degli stipendi, del pagamento delle spettanze per la raccolta dei rifiuti, ma se si è riuscito a fare questo è chiaro che accanto a questo c'è anche la redazione del bilancio della fase ovviamente del dissesto, ma ovviamente il pluriennale è anche quello per la previsione. Perché poi non si presenta? Io ripeto, ho avuto questa impressione, come se qualcuno alzasse sempre di più l'asticella delle pretese. Sarebbe grave per la città. Ma tu questo tuo timore lo leggi come un fatto strumentale o obiettivamente c'è? Se
la giunta e l'organismo di amministrazione fa un lavoro, lo presenta all'organo di controllo locale, poi lo presenta al Ministero dei conti e poi lo presenta al Ministero. E il Ministero fa delle osservazioni e queste osservazioni vengono in qualche modo adempiute, seguite, e poi si ritorna con il nuovo elaborato che segue le osservazioni. Con altri addebiti. E poi si torna dall'organo di controllo ministeriale, il Ministero dice no, però questo non va bene, devi aggiustare anche questo, no, però questo non va bene, devi aggiustare anche l'altro. Dico, evidentemente c'è qualche meccanismo che si è inceppato nella comunicazione, certo, no? Certo. Cioè tu mi dai le osservazioni, io le seguo, dopodiché... Ma perché stai facendo queste osservazioni? C'hai dati... No, ho detto, io l'ho percepito parlandone con... non ho nessuna difficoltà a dire, l'ho percepito parlandone con i membri della giunta, insomma, il lavoro è stato fatto, gli uffici hanno fatto il loro lavoro, hanno presentato, hanno messo i numeri in fila sotto questo punto di vista. So che ci sarà a brevissimo un altro incontro appunto presso il Ministero, e quello dovrebbe essere l'incontro risolutivo, però non si può sempre chiedere alla città un altro sforzo. Certo. Quindi spero che a breve abbiamo, diciamo, la buona novella. Ecco. Ce lo auguriamo tutti, perché veramente così diventa un'agonia, diciamo. Ecco. D'altra parte dico, quando io sento, a volte ho seguito i rappresentanti dell'opposizione che dicono ma bisognerebbe chiedere la collaborazione, ma io credo che la collaborazione sia nelle cose, nel senso che c'è la maggioranza, e la maggioranza con l'amministrazione si assume l'onere di provvedere a questo adempimento, che è ovviamente quello del bilancio. Poi c'è un'opposizione che farà le proprie osservazioni, ma siccome l'obiettivo comune è quello di uscire dal... Cioè non capisco quale sia la collaborazione che si invoca. È chiaro che i numeri, se sono quelli, se convinceranno l'opposizione, l'opposizione potrà votarlo oppure no, se sarà convinta, insomma, lo voterà oppure no. Ma se hanno anche loro la possibilità di intervenire, al di là di quello che è la maggioranza, lo possono fare tranquillamente. D'altra parte mi pare che il collegamento tra lo Stato, tra, diciamo, la maggioranza politica nazionale e quella locale, l'opposizione ci sia. Ecco. Non ho capito questo. Dico, mi pare che la maggioranza politica nazionale sia di un colore. L'opposizione a Caltagirone ha lo stesso colore della maggioranza. Cosa stai insinuando? No, sto dicendo che se c'è qualcuno che vuole intervenire lo può fare lo stesso. Probabilmente lo vorrebbe. Per la città, no? Ma probabilmente qualcuno lo vorrebbe richiesto direttamente dal capo dell'amministrazione. Io stavo dicendo proprio questo, non credo che ci sia bisogno di chiederlo. Ma sai, nelle cose potrebbero anche servire queste cose, Salvo, giusto? Io ritengo... Forse è richiesto anche questo, perché no? Nelle interlocuzioni, non è che possa... Tu fai politica da una vita. Per carità. E allora, chiaro, se c'è questa disponibilità... Se io fossi il sindaco non avrei difficoltà a chiamare il capo dell'opposizione e dirgli: sentite qua, voi vi trovate, come hai detto, a gestire Roma con i numeri e l'opposizione la fate qua. Io non avrei difficoltà, ma proprio per levare tutti gli ostacoli. Cioè, ma ritengo che invece ognuno fa quello che può e che deve per la città. Poi il confronto politico c'è lo stesso, ovviamente, e ognuno può rivendicare i propri meriti. Probabilmente sto dicendo qualcosa in più. Però credo che io, se dovessi, davanti a un ostacolo del genere, se veramente la perplessità a testè rassegnata dall'avvocato Salvo Romeo... Assolutamente personale. È una, che può essere fondata, io non avrei difficoltà proprio per rimuovere tutti gli ostacoli, per mettere le mani avanti. Direi: senti Salvo, tu c'hai gli amici tuoi a Roma, qui vero è che siamo, dammi una mano d'aiuto, perché qui c'è un interesse comune, collettivo. Poi attiene alla sensibilità di Salvo Romeo dire sì oppure no, oppure in questa misura, in quest'altra. Parliamo misura. Di norme, le norme sono quelle per tutti. Tu hai lanciato un messaggio, io lo sto decriptando, se mi consenti, giusto? Ho fatto un'osservazione. E io lo sto l'osservazione tua, che dovrebbe essere nelle cose che ognuno si dovrebbe fare la sua parte, perfetto, ma così non è, okay, giusto? Vabbè, allora. Così non è. Io, se avessi una responsabilità, cercherei di eliminare tutti gli ostacoli per avere la coscienza a posto e dire ho fatto anche questo. Mi segui? Cioè, io agirei così. Sarà che
sono un credulone. Diciamo come, che ognuno di noi dovrebbe adoperarsi qualcuno per il bene della città. Ecco. Ma chiaro questo. Però è anche vero che se sono io che ho le chiavi di questa trasmissione, determino io se in questa trasmissione c'è Salvo Romeo che va dopo l'ospite X, certo, o dopo, certo, l'ospite, ma sono io a determinarlo, so io come equilibrare le cose. Questo lo faccio perché spero di poter dare gradevolezza all'ascolto e alla visione di questo programma. Così è anche in queste cose, cioè chi ha le chiavi a un certo punto sa perfettamente come muoversi. Io cerco ogni sera di sforzarmi, ma come tutti gli esempi non sono mai calzanti naturalmente, cerco sempre di rendere il prodotto che metto e sottopongo all'ascolto dei telespettatori che sia gradevole nella sequenza, negli argomenti, nelle battute, voglio dire, poi ci riesco, non ci riesco, però ho poi la coscienza a posto di averlo tentato. Capito. Ho cercato di decriptare quello che tu, capito, volevi che fosse, capito, naturale, capito, e io dico forse potrebbe essere, ma in politica non è niente naturale. Ne sono consapevole, certo. Giusto o no, Salvo? Certo. Nessuno, in politica niente è dato è per scontato, assolutissimamente. Per cui siccome c'è una scadenza importante, siccome questa scadenza nello specifico attiene 39.000 cittadini e siccome questa scadenza è molto importante, che indistintamente appartiene a tutti, non a un partito, a una fazione, a un credo ideologico, qui è, stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di servizi città, della nostra comunità, della sopravvivenza della nostra, chiaro, città. No, quindi io non mi porrei problema per cercare di legare tutti i lacci e lacciuoli affinché questa operazione vada in porto, o possa andare in porto, non vada in porto, possa andare in porto. Quindi ho capito la tua preoccupazione, la condivido, e condivido di più e sollecito anche quello che ci siamo detti, che chi ha da capire capisca. Ci siamo decriptati tutti e due. A vicenda. Va bene. Grazie a Salvo Romeo, grazie l'avvocato Salvo Romeo, ci vediamo prossimamente. Salvo, vabbè, che capita qualche cosa. Che so, dice, il bilancio è passato. Edizione straordinaria. Edizione straordinaria, è bellissimo avere. Breaking news, perfetto. Grazie all'avvocato Salvo Romeo, alla prossima e buon lavoro. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.